Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. In questo video parleremo di moduli aggiuntivi e in particolare di come individuare il punto esatto su cui collegarli. Questo sistema vale su auto turbo diesel con sistema common rail, quindi auto piuttosto moderne, dal 97-98 ad oggi. Se si parla del gruppo VAG, considerate dal 2010 ad oggi, quindi comunque un buon parco di veicoli per il quale il sistema che vi farò vedere per individuare il punto a cui collegarvi con il vostro modulo sarà efficace. Che cos'è il modulo aggiuntivo? È un dispositivo, una scatoletta di solito come questa, con un cablaggio come questo, che da un lato va collegato al nostro modulo in questo modo qui e dall'altro capo va collegato ad uno o più sensori della nostra auto. Il sensore a cui sempre va collegato, se si parla di vetture turbo diesel con sistema common rail, è il sensore di pressione rail. Poi in alcuni casi il nostro modulo può essere collegato, oltre che al sensore di pressione rail, anche ad altri sensori, però in questo caso ci focalizzeremo sull'individuazione del sensore di pressione rail. Il modulo non fa altro che falsare il segnale che questo sensore fa arrivare alla centralina e induce la centralina di conseguenza a comportarsi in maniera diversa rispetto a come si sarebbe comportata in condizioni normali. Vi ricordo i social su cui Reparto Corse è presente, eccoli qui, il nostro sito www.repartocorsestore.it dove trovate moduli aggiuntivi ma non solo, tutto quello che è divertente e da prestazione la nostra auto, e vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanella, mi raccomando. Dunque il modulo si collega alla nostra auto, falsa il segnale che uno o più sensori fanno arrivare alla centralina e questo ci fa capire come il modulo sia sicuro. Infatti se si tratta di un modulo di qualità installato correttamente, esso non può in alcun modo creare problemi perché la nostra centralina di serie sa perfettamente come comportarsi in base alle varie informazioni che le arrivano dai vari sensori. Se un sensore manda informazioni errate, quindi ad esempio se il sensore a cui noi ci siamo collegati per via del modulo che malfunziona o è tarato male manda delle informazioni errate, esagerate o sbagliate per la centralina sa benissimo attuare delle procedure di protezione, quindi non corriamo assolutamente nessun rischio. Il problema che spesso però affligge chi compra i moduli è di non sapere dove effettivamente precisamente andarlo ad installare. Abbiamo fatto questo video proprio per questo motivo e vi farò vedere dove andare a installare precisamente il vostro modulo, ovvero il sensore di pressione rail, e come individuarlo. Andiamo! Dunque ragazzi, per prima cosa rimuoviamo la protezione del motore. Ho scelto questo esempio 1600 TDI del gruppo VAG, quindi che troviamo su Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, eccetera, perché ha gli iniettori facilmente individuabili. Quello che dobbiamo fare è individuare gli iniettori, che sono presenti di solito sulla parte superiore del motore, ovvero sulla testata, e una volta individuati gli iniettori, che nel nostro caso sono questi quattro, seguiamo il tubicino che porta il carburante agli iniettori. Seguendo questo tubicino arriviamo al rail, che in questo caso è un flauto cilindrico, questo qui. A un'estremità troveremo il regolatore, che a noi non interessa e che individuiamo con certezza perché ha due soli fili. Ve li faccio vedere, eccolo qui, uno verde e uno celeste rosso. Quello che a noi interessa invece è il sensore di pressione, che si trova qui e che ha invece tre fili. Eccoli qui, 1, 2 e 3. È qui che andremo a collegare il nostro modulo. In questo caso lo abbiamo già collegato. Questa è la presa del sensore originale. Questo è il collegamento del nostro modulo e questo invece è il sensore. Quindi in pratica abbiamo staccato la presa originale dal sensore e messo i connettori del cablaggio del nostro modulo, che per ora abbiamo posizionato qui. Dunque abbiamo visto che è piuttosto semplice, dobbiamo individuare sul nostro motore gli iniettori, proseguire con le tubazioni sino ad arrivare al rail. Attenzione, il rail non ha sempre la forma di un cilindro, può avere anche altre forme. Una volta individuato il rail, sopra il rail troviamo il sensore di pressione carburante, quello a cui collegarci con il nostro modulo. A quel punto dovremo solo tararlo e il gioco è fatto. Vi ricordo che abbiamo sul nostro canale YouTube altri video che vi aiutano a scegliere tra modulo e mappatura, scegliere un modulo affidabile e corretto nel vostro caso, come installarlo, come tararlo. Invito a vederli se siete interessati. Al prossimo video, ciao ciao!